Ah, sì. Ok, mirando come poi contestato a la petizione sopra l'orario, parece che 7 contestaron. 6 de 7 dijeron que mejor es el martes F. El otro no hay un máximo de 4 personas. Quiere decir acá dentro. Entonces iremos a recuperar las clases. Eso voy a ver si la próxima semana recuperamos en línea o lo hagamos solo presencial. Porque depende un poco, porque quiero recuperar estas 3 clases antes de la prueba. Pero sin cargar demasiado antes de la prueba. Si la prueba el jueves va a ser mucho antes de la prueba. E di conseguenza tengo che ver come van con la come arreglarlo. Entonces, penso che non haya problema. Sono 10 días che sto pidiendo per la classe, per l'orario per recuperazione. Presumo che chi non ha contestato non tenga problema in generale, e di conseguenza non le dà problema. Entonces lo oficializziamo, che fijamos. Hai problemi? Con questo orario? Sta funzionando il problema, sì. Acabo di entrare. Qual orario? L'orario per la recuperazione che viene un Google Form para saber las opciones. En 7 contestaron. Y el horario 6 de 7 pusieron el martes bloque F. Acá, de consecuencia. L'altra elección llegaban a 4. Y además, el jueves ya hay hoy pusieron reunión de grupo en este bloque. Acá tengo otra reunión. Y probablemente el miércoles temo que pueda estar en la reunión de instituto en bloque. Consecuencia, la otra opción es o más selecciones sería el viernes. Questo è il problema nell'attrasarsi nell'elegir, perché tiene uno per accettare quell'orario che già fueron tomados. Di conseguenza, diciamo, visto che 6 delle 7 persone pusieron que va bien el martes a bloque F, asumiendo que quien no contestó no tenían problemas en general. Vamos acá a poner
Ah, sì. Ah, no, questo. E di conseguenza l'orario di recuperazione va a essere il martes, lo che è, dalla 6 alla 7 e mezza. Perché sì, è quello che vedo, è la soluzione che va a me per tutto quello che ha contestato. A parte una persona. Ok. Vamo con la classe. Ecco, no, presenziale online, io prefiero essere presenziale, perché onestamente se logra anche essere mejor las clases. Además, in suo tipo di classes che è un explicar formulas. Tengo che, siendo tenemos recuperar tres, entonces uno sería una antes y una después del il martes antes e después del recupero, cosa che anche è más comoda para il. Perché, ah sì, 15 ufficialmente non avrà lezione la tarde, perché dico la circolare dicendo che la tarde lo funzionario si può venire a casa, e sono schede di conseguenza che la classe tiene che essere sospendita. Vamo a recuperare il martedì 13 e il 20. Ora vedo se quando esattamente va a essere la prima prova. Perché se va a essere in questa settimana, prefiero recuperarla antes, per non sovraccaricare la settimana antes della prova. Se va a essere la settimana después, recuperiamo il martes 27. Di conseguenza, adesso devo vedere se sarà il 6 o il 7. Il 13 e il 20 sarà che vamo a recuperare le due classes perdite la settimana passata. Los de la 13 la semana pasada. Perché sì, come io ho detto, è un corso pesato, di conseguenza, tenere tre classi e poi la prova può essere un po' pesato. Di conseguenza, se acá lo compriamo antes, se va a essere la settimana seguente, probabile, non sapete. E lo recuperavo il 27. Okay. Ah sì, anche abbiamo classi presenziali. Che da un punto di vista può essere più sencillo per lo studente partecipare online, perché si quedano in casa e possono vedere da casa. Però è più facile da un punto di vista, per qualcuno può aiutare più e per qualcuno può interattuare demasiado, può darle problemi. Questo è vero. Ok. Ora mi sono bloccato la chat acá. Ah, sì, lo puoi vedere anche nel schermo. Entonces, abbiamo visto nella parte anteriore un poco la situazione generale. Tomamo nuestras estrellas, más que todo, il nostro sistema modello fisico di quello che cercheremo di esplicare e studiare. In questo caso va a essere un conjunto sferico. Abbiamo stabilito che potremo considerare la simmetria sferica. È un fluido, gas, è un fluido, con tutto quello che
aiuta che sia un fluido, tutta la lei della fluidodinamica, eccetera. Con una composizione bastante similare entre todas, come abbiamo visto, dicio, hai una piccola variazione di metallicità. Il sol tiene una. Dentro del 2%, quello che non, son, non è idrogeno ed elio, quello che si chiama metales, e in campo astronomico, hai poco mass che sia mass metallico, e di conseguenza potremmo considerarlo bastante similare. Abbiamo visto che una grande utilità sarebbe poter tenere un equilibrio termodinamico. Tecnicamente non seria, però localmente nella varia parte lo potremmo considerare in equilibrio, in conseguenza potremmo quello che si chiama il LTE, Local Thermodynamic Equilibrium, che nos permette di conseguenza che a una certa distanza dal centro R, solo la distanza perché è simmetria sferica, potremmo considerare che la varia parte sia in equilibrio termodinamico. Entonces, cada vez que analizamos un punto, podemos utilizar todo quello che lo comporta equilibrio termodinamico. Entonces, la meccanica statistica conectada e así adelante. Abbiamo visto la dos maneras. La Grandchiana è euleriana, la Grandchiana considera un conjunto di materie che si muove, l'euleriana considera un lugar con suo volume alrededor, un intervallo, un entorno, come dicono i matematicos, un lugar e ve che passa agli addentro. Che, diciamo, sono le dos tipicas in caso di fluidos, perché uno può considerare, toma una parte, ve come si muove nell'ambito dell'evoluzione dinamica o fisica dello fluido, e l'altro considera una sezione dello spazio come com'è il fluido che le passa dentro. Adesso, con la lei della termodinamica, llegamos a una prima relazione. Entre la variazione temporale dell'energia interna per un'unità di massa, la pressione per, perché è un mass, pressione per la variazione temporale dell'inverso della densità, che la somma di questo dos è equivalente alla variazione di energia, l'energia producida internamente nel volume considerato, nella massa considerata, perché questa entità di energia producida per tempo per unità di massa, meno la luminosità ha una certa massa. M è intesa la massa hasta un certo punto. Se io mi alleco, massa mi alleco mai in massa, ed è praticamente connettata con la distanza del centro. In questo caso, appunto, notazione lagrangiana può essere mass come in questa maniera también, perché se sale un poco più sensibile. Ora vamo e di conseguenza, visto l'equilibrio termico, dove c'è equilibrio non hai variazione temporale, perché si mantiene costante, definizione di equilibrio, e di conseguenza, nel caso di equilibrio, quello che ottengo è che semplicemente la velocità, il gradiente di velocità, è uguale alla energia producida per unità di massa. Questo vuol dire, ovviamente, che se dove non hai produzione di energia, la velocità, il gradiente è zero, vuol dire che la velocità è costante.
Entonces, da un punto de vista, como dicho, en la estrella consideramos que precisamente al centro sea la producción de energía, es decir, que afuera de quello che è il nucleo, il core, la luminosità semplicemente è costante e varia il flusso semplicemente perché mi varia la superficie considerata, la distanza. Ora vamo a vedere l'equilibrio idrostatico. Idrostatico. Ma se è statico o statico? Che diciamo va a essere una delle equazioni più importanti che si va a utilizzare. In questo caso, di base, consideremos. Ups. No, l'ha hecho un po' eccessivo. Mi equivoco. Ah. In questo cilindro, dove avranno applicato forza di gravità e forza di pressione inferiore e forza di pressione sì, è superiore. Poco che inferto dalla cosa. Di conseguenza, per l'equilibrio, generalmente quello che sempre si intende è che la somma di tutta la forza sia uguale a zero. Per ora, quello che faremo è semplicemente vedere il caso generale, che la forza, la somma di tutta la forza, è uguale alla massa per l'accelerazione vettore. Entonces, la fuerza de gravedad es la clásica. Menos que m minúsculo, simplemente porque consideramos que no es realmente con m mayúsculo se pone la masa total. M minúsculo cuando simplemente se considera hasta un certo punto. Se pone M per del e la forza di pressione in generale è data dalla pressione considerata per diciamo come lì con la superficie di conseguenza a seconda come è orientata la superficie è positiva o negativa. Il delta M nada más che la densità per il volume che è da R, l'altura, e da S che è la superficie, la base del cilindro. Classico, molto classico, todo. E todo è simmetria sferica, di conseguenza todo dipende semplicemente dal radio, di conseguenza tutta la forza sono in direzione radiale, di conseguenza potremmo semplicemente vedere il modulo. La vacca sferica sono sempre elegidas per questa ragione, perché semplifica molto la. La formula. Non dobbiamo preoccupare un tanto di direzione dei versores. La componente angolare.
Entonces, para la parte gravitacional es sencillo, es una única, pero tira hacia abajo. La presión, tenemos dos. Una es la presión inferior, que empuja para arriba, di conseguenza positiva. La presión a una certa distancia, por il DES, e quella arriva che lo empuja hacia abajo, entonces el mismo signo della fuerza di gravedad, con ovviamente una presión leggermente differente, perché sta poco arriva, a una distanza terra. Ora, la presión desde abajo tende ad alejarme mi cilindro, la presión desde arriba tende a hacerlo ir más hacia el centro. Clásico esto la razón incremental, lo puedo de conseguencia reescribir come, esto me va igual. Meno la derivata del gradiente della pressione, perché sarebbe meno esto, por il DS, por il DR, perché acá abbiamo una differenza in P, non un gradiente, di conseguenza gradiente por DR. E il per il DES. Si hace un trucco, semplicemente si divide per la rho e si moltiplica per la rho, e di conseguenza quello che ottengo è solo che acá era un delta M. Ovviamente, perché stiamo considerando la massa di questo. Questo non è da más che delta M, lo possiamo semplificare e al final ottengo mi rappresentazione. Questa è notazione euleriana, però possiamo anche scriverla similmente, spostando il ρ d'R con un do in dm, moltiplicando il rimavaco per 4 pi greco R4. La notación lagrangiana. Estas son las dos expresiones para, digamos, la ecuación dinámica. Nel nostro caso, massa idrostatico sarebbe un'equazione idrodinamica, dove mi entra il gradiente, che giustamente quello che voglio avere, puedo comprendere, è che, essendo che, más che tutto, è più facile. Se vogliamo l'equilibrio, zero, la dos tienen que ser uno menos el otro para un equilibrio estar a cero, quiere decir que son opuestos en signo, y eso me explica que el gradiente de presión es negativo hacia afuera. La presión será mayor al interno de las estrellas y menor hacia afuera. Eso da un punto de vista anche bastante lógico, porque la superficie, la presión será muy baja. De hecho, fácilmente la vamos a considerar cero. Y dentro la presión será más alta. De consecuencia, digamos,
un elemento ha la gravità che lo lleva hacia abajo e la pressione che lo empuja hacia afuera. E per l'equilibrio è necessario tenere che la dos se controbilanza. Di conseguenza, vamos a tener una dos versiones. Misma equazione dell'equilibrio idrostatico. Una è notazione lagrangiana e l'altra notazione, no, una è notazione euleriana e l'altra è notazione lagrangiana. Questa simplemente cambia perché a seconda della necessità potete preferire usare la variabile il radio o la variabile la massa. Le due variabili sono connettate, ma in un caso o nell'altro potete preferire uno o l'altro e di conseguenza. E che appunto acá si vede molto bene che questo è un elemento positivo, col meno entonces negativo, di conseguenza il gradiente tiene che essere negativo hacia fuori. Che passa quando non hai equilibrio idrostatico? Podemos ver dos cosas. Uno, caso extremos donde il gradiente di pressione si annulla. Per alguna ragione, ovviamente il caso más fisico è che improvvisamente per alguna ragione la pressione, il gradiente si pone muy chico o la gravità si pone más fuerte e di conseguenza diciamo hai una dominazione di uno dell'altro. Però diciamo come caso generico si può dire semplicemente che io considero il gradiente che si appaga. La pressione non esattamente che si appaga, però il gradiente che si appaga, perché anche un caso dove la pressione è praticamente costante all'interno di una striglia causa un collasso uguale, ed è quello che si chiama il free fall, caída libera. Nel caso di caída libera, molto sencillamente il tempo è esattamente nel tipo, perché se considera che cae un occhetto per la dimensione del raio, abajo la gravità presenta sempre il tempo free fall. Ese es Questo è il tempo di free fall. Ah, ok. Il radio della mia sfera di gas. Una sfera di gas collapsa in un tempo di free fall con un tempo caratteristico che è approssimativamente su raio dividito la gravità della superficie. Más o meno. Acá, infatti, se vamos a ver direttamente, avría un dos, però vabbè. Questo, diciamo, è un calcolo ovviamente bastante approssimato, perché ovviamente chi non va a essere costante per tutto il tempo. In embargo, come decía, il tempo dei free fall, essendo che è un caso un poco limite, è más quello che interessa sono l'ordine di magnitudo del tempo. Sapere in quanto tempo una sfera di gas può collapsare
se la gravedad le gana completamente. Hay situaciones come quando se va alla formazione di un buchero negro, allá la gravedad le gana qualche cosa e va, la pressione interna non è mai sufficiente e di conseguenza o in altro caso quando passa vedremo una supernova che hai un collasso in free fall perché semplicemente a un certo punto la maggior parte della pressione non è tanto quella del gas, ma della radiazione dell'energia producida, questa si apaga. Allá un processo también, perché parte dell'energia viene assorbita internamente dalla reazione nucleare, invece di essere producida, di conseguenza sottrae energia. Se sottraggo energia, quello che passa è che la particola si muove massa lentamente, e di conseguenza causa una pressione menore, e di conseguenza hai altro caso del free fall. Quello che importa non è avere il tempo esatto in cui lo hai, perché se ti tenderia a fare calcolo massimo, per avere lo dettaglio. Però il tempo del free fall mi permette di tenere un'idea di quanto tempo necessita per fare questo collapso. La gravedad, per esempio, per il Sol sono più o meno 10 alla 4 centimetri per secondo quadro. E questo sono, il radio sono, abbiamo detto, 7 per 10 alla 10 centimetri. Di conseguenza, puoi vedere che è un 10 alla, nell'ordine dello millisecondo. Abbastanza rapido. Un'espansione completa è l'altro caso, che passa se la pressione è molto più forte che la gravedad e si propaga. In questo caso è l'accelerazione data semplicemente dal primo termine. Useremo in questo caso questo, perché è più sencillo. Il radio che in questo caso è più facile da considerare. Entonces, il tempo di espansione completa va più o meno come R per la densità sopra la pressione. Che questo è interessante también, perché se vamos a ver por otra parte della fisica della fluidodinamica, questo è esattamente la velocità del sonido in un fluido. Di conseguenza, il tempo di espansione, tempo che una stella abbassa la propria pressione, si distrugge. Los casos più sencillos sono, per esempio, le supernovas, quando esplodono. È esattamente il tempo perché una onda di pressione si propaga all'interno del radio. Al centro si forma l'onda, para che llegue alla superficie si demora R dividido raíz di P sobre Rho, che è la velocità del sonido isoterma. Entonces se debería ser la temperatura costante, però vabbè. Che tiene sentido, perché justamente para che la stella possa espandersi completamente, la variazione di pressione tiene a propagarsi per tutta la stella. Perché se è una cosa limitata a una sola parte, avrà una piccola espansione, ma non riuscirà a causare che tutta la stella si possa. È necessario che la onda di pressione si propaghi in tutto mi conjunto che sto vedendo, che di conseguenza le dà questo sentido, come il free fall, il fatto che semplicemente un oggetto dalla superficie mi cade al centro. Ma più o meno tempo del free fall, che fisicamente
tiene un buen correspectivo de lo que podría ser. Y también el tiempo de expansión es lo mismo, es el tiempo que una onda de presión se propaga para todo el hemisferio de fluido, que es el otro resultado que tiene un sentido que sea este valor. Obviamente siempre, como te dije, más o menos, no son valores que se quiere obtener precisos, porque para los residuos necesitarían mucho más consideraciones. Pero me permite tener una idea bastante buena de aquello que estoy considerando. Es ver una, entonces puedo calcularme ver en cuánto tiempo mi objeto tendría esta evolución. Cuando estamos en una situación de equilibrio estático o nella cercanía, perché per esempio una estrella pulsante non è esattamente in equilibrio estático, però non è tampoco afuera completo dell'equilibrio, perché pulsa, però si queda sempre allà, mantiene questa pulsazione e diciamo è media in equilibrio, perché non si espande all'infinito, non si contrae all'infinito, non va nella situazione di free fall o di espansione. In questo caso, quando la DOS sono equivalente, si può andare a quello che è il tempo idrodinamico, che è più o meno 1 sopra che per la densità. De hecho, si può notare che facendo alcuna variazione si può ottenere da questa, sostituendo con l'equilibrio statico dentro, che invece esattamente mi dà il periodo della pulsazione. E possiamo comprendere che se un oggetto tiene una stanza molto alta, il periodo idrodinamico va a essere abbastanza macico. De contra un oggetto meno denso va a tenere un periodo molto più grande, che è vero. Il Sol, per esempio, tiene pulsazioni suyas di un periodo abbastanza cortito, mi pare, nel dia. La quello che avremo principalmente la stella pulsante Relirius e Fides tiene un periodo ardor che sono stelle un poco variazionate, entonces tiene sempre ardor del dia, 8 ore, poco più di un dia, dipendendo un po' dalla caratteristica. Per esempio la nana blanca, che è estremamente densa, la densità di 10 alla 6, 10 alla 7 centimetri, grammi per centimetro cubico, tiene un periodo del millisecondo, tiene vibrazioni molto rapide. All'opposto, la Miraceti, che è una stella molto evoluzionata, a ramo asintotico, come vedremo, invece sono nel tipo di stella che sono fra le più espansa, meno densa, tiene un periodo di mille días. Le Miraceti vanno un periodo dell'anno. Che tiene anche un sentido, se lo considera, perché effettivamente más è poco denso la se propaga más lentamente la propagazione di una onda, perché un oggetto ovviamente è más denso se la velocità si propaga. Non risulta, però hai anche la pressione, effettivamente. Visto questo, teniamo un'idea entonces di quello che potrebbe essere, anche questo non va a aiutare per comprendere in caso di evoluzioni,
Ma una pregunta è se l'equilibrio statico sale. In quanto tempo hay variaciones? Entonces, para cuánto es que el orden de escala del tiempo para que tenga que variar, tenga que valer el equilibrio estático. ¿Cuánto es la velocidad con la cual una esfera de gas logra corregir su variación del equilibrio estático? Ad esempio, potremmo supponere che il modulo e la gravità a ser más fuerte della forza di pressione. E di conseguenza, che m r quadro il modulo è maggior del modulo di 1. Questo, e di conseguenza possiamo redefinire, dire che la forza legata alla pressione è 1 meno un'entità cica rispetto alla forza gravitazionale. Entonces, io tomo epsilon cico positivo, e di conseguenza questo mi simula che la pressione sia leggermente minore. Leggermente perché? Perché se diciamo, tengo l'equilibrio idrostatico, passa algo che mi modifica, ovviamente a meno che non sia un processo estremamente particolare, la variazione sarà cica, non sarà improvvisamente che si appaga. Entonces vamos a ver qué pasa. Tomamos menos R simplemente porque, vale, si esto gana es un colapso, si abajo, entonces la aceleración sabemos que es negativa. Y por simplificar, por simplicidad, tomamos valores en positivo. Gm R cuadro menos 1 su rho módulo. Para tenerlo mejor. Y de consecuencia, si sacamos. No, 1, 4. Acá tenemos 1 menos. Esto dividido por esto. Lo tenemos acá, que es 1 menos. Xi. Y de consecuencia, vamos a tener que. MR quadro. Oh, sì, esattamente. L'accelerazione va a essere cica, cioè una frazione di quello che si è modificato rispetto alla accelerazione di gravità. Consideriamo di conseguenza che hai una contrazione, la R passa da R a 1 meno alfa R, di conseguenza hai la migrazione del radio a causa di questo momentaneo disequilibrio, va a essere semplicemente alfa R. Con questa è un moto, era in equilibrio, quindi stava parato, non si muoveva, di conseguenza hai una variazione, il sistema si contrae per una certa quantità in base a questa accelerazione. Possiamo fare di conseguenza calcolarnos, girando las cosas, y esto vamos a ver que más o menos como 10 a la 3 por alfa sobre epsilon en raíz de 2
los valores los ponemos en valores solares porque es más cómodo. Eso segundo. De consecuencia, ¿qué podemos ver? Si, por ejemplo, consideramos que vamos a tener una pequeña variación del 1%, eso es un 0.01, y que alfa es un 10% de contracción, esto es un décimo, un centésimo, me viene un 10, un 10, raíz de 2, más o menos 3. Esto per il sol è 1, 1, entonces va direttamente. Potremmo vedere che nel caso del sol, una salita desde l'equilibrio statico causa una contrazione del 10%, che non è poco, para semplicemente una deviazione dell'1% dell'equilibrio in una ora. De conseguenza, diciamo. Podemos comprender que una estrella rápidamente reacciona cuando no hay una situación de equilibrio hidrostático. Considerando que nosotros guardamos las estrellas, el sol, y lo vemos siempre perfectamente allá parada, sin que se hace nada, quiere decir que el equilibrio hidrostático se mantiene bastante bien todo el tiempo, porque, como hemos visto, si per alguna ragione hubiera un cambio, su ya un cambio muy chico del 1%, lograría a modificar se mantiene questo desequilibrio a avere una contrazione del sol del 10%, bastante notabile, nel tempo di una ora. Di conseguenza, questo nos permette avere una buona idea che una estrella se mantiene in equilibrio idrostatico perché stanno allá, tranquillas, chiaramente non explotan, né se collapsan, di conseguenza stanno in equilibrio. E la condizione per mantenere questo equilibrio è abbastanza sempre mantenuta, perché sennò se notaría rápidamente si hubiera un cambio. De hecho, es algo que se nota, porque una explosión de supernova es bastante rápida, ahí la estrella ya aparece tranquila y después, poco tiempo, allá ha evolucionado y ya ha explotado. Ok. Antissimo, poi lo voy a explicar mejor. La cosa utile che tiene también l'equilibrio idrostatico è che me permette di poter estimar más o meno quanto sono i valori interni di una estrella al centro. Che sarà su tarea para el lunes? Aver usar estas fórmulas e algunos aproximaciones, por ejemplo, tipo que el gradiente simplemente es, yo tomo, en vez de ser una razón incremental chica, tomo directamente el valor inicial interno externo y lo divido por el radio. Entonces, el gradiente le pongo un presión interna menos externa. In questo caso sería esterna meno interna, perché è il punto gradiente negativo, divido per il range, che è il radio mismo, e mi permette di conseguenza, así, considerando la altra cosa, vedere quanto è la pressione, puedo estimarme también la colección de estado
la temperatura e se delante avere un'idea di qual è la caratteristica interna di una estrella. Però lo vedremo más tarde. Ora vamo a ver algo molto importante che è il teorema del Virial. Che non è nada más che la representación integrale dell'equilibrio qui. Dell'equilibrio idrostatico. E questo è uno dello, diciamo, teorema más importante. Generalmente si basa sempre sul fatto che mi modello che sto considerando sta isolato, non tiene intercambio di materia o di energia con l'esterno. E questo l'abbiamo già visto. Una stella fisicamente ben isolata dall'altra e, diciamo, l'energia di una stella è determinata principalmente dalla propria. La luminosità dell'altra stella ne cambia veramente poco, a meno di casi molto particolari, che vabbè, tipo la semi-detached binary, binaria che si toccano, e se nell'altro. Di conseguenza, teniamo il nostro lindo equilibrio idrostatico, rappresentazione integrale. Integro questo in tutta la massa, desde il centro hacia fuera. Di conseguenza, cambio leggermente, ora che se sia un poco mejor averse. Di conseguenza, 4 pi greco r cubo por dm per la derivata parziale della pressione rispetto alla massa. La massa calcolato sulle tutta la massa delle stelle è uguale a questo, vabbè, semplicemente non è nada más che la mia energia potenziale gravitazionale, che è minore di zero. Questo è abbastanza già conosciuto. Ora si tratta di comprendere quanto vale questo. Acá cosa teniamo? Un certo valore moltiplicato per la derivata rispetto alla variabile di integrazione di un'altra parte. E tutto integrato. Quando tengo il prodotto dei dos, di cui una è una derivata, esattamente, prodotto per risoluzione per partes, di conseguenza hai questo, meno 3, integrale di questo per la pressione in realtà questo vabbè è del volume. Questo quanto vale? Al centro, in zero,
il raggio è zero, di conseguenza esso si annulla. AM, che è la superficie, il totale, ok, esso non è zero, però la pressione poi devo considerarla zero. Di conseguenza, supponendo la pressione superficiale más o meno zero, questo termine si annulla. Qua tenderia a invalidare questo. Mettiamo superficiale meno 3, 0 m, la pressione, questo è in realtà la derivata del volume, per n, diciamo, questo è 0, lo eliminiamo, questo è, l'abbiamo già visto, la derivata del volume rispetto alla massa è 1 sopra la densità, di conseguenza 3, la pressione sopra la densità, in M, che è questo, di conseguenza, riunendo questo, tende che sia uguale alla energia potenziale. Ora, quanto vale questa integrale? In questo è la mechanica statistica con tutta la teoria del fluidos che non lo disse. Come abbiamo visto, chiamiamo UCICO l'energia interna per unità di massa, cioè divido tutta la massa delle estrellas, e quello che sappiamo è che l'energia interna è uguale a 3 sopra un certo parametro teta, per la pressione dividido la densità. Di conseguenza, questo, moltiplicando arriva e abaco per la theta, quello che ottengo è, dal teorema di Trial, da questa formula, quello che ottengo è questa relazione, che è così generica perché dipende da quello che voglio considerare. L'equazione di stato dipende dal tipo di gas che sto considerando. Come avremo, nosotros iremo a trabajar, avremo vari tipi di gas che potremo tenere, dove hai la varios valore che questo teta può tenere. De hecho, questo teta è connettato con il coefficiente adiabatico del fluido che consideriamo. Noi tenderemo varios, uno che è il gas normale, entonces con le equazioni di stato normali, gas degenerato, gas degenerato relativistico, gas relativistico, perché tenderemo sia gli elettroni e gli ioni normali, che portano, diciamo, con gas normale, sia quando entra la degenerazione elettronica, la protone e neutrone necessitano di cose un poco più, come vedremo bene, una situazione più estrema, di conseguenza è solo una stella di neutroni che al finale non è tanto da un punto di vista di interesse come evoluzione stellare, perché è, se uno va a studiarsi questo sistema. Ma l'elettrone degenerato può essere normale, se può essere, o, cioè non relativistico o relativistico, e cambia l'equazione di stato. E además tenderemo che le stelle tengono una luminosità, come abbiamo visto, e di conseguenza dentro il staglino dei fotoni. E una sfera dei fotoni è un gas dei fotoni, di conseguenza tiene che essere trattato ugualmente. Se, otra relazione che sappiamo è che l'energia totale
è data dalla somma della dose. L'energia gravitazionale más l'energia interna, total, o grande. Le conseguenze possiamo avere come 1 meno sì energia interna, perché l'energia gravitazionale è meno epsilon u, o girarla è sì meno 1, ho riscritto ah sì, entonces l'energia total di una sfera di gas in equilibrio idrostatico è aislata, è in 1 meno questo parametro per energia interna, o 1 meno la razón, 1 sopra quel parametro per l'energia gravitazionale. Quanto vale? Esencialmente, come se decía, esto es definido por EOS, Equation of State, la ecuación de estado. Les voy a poner el término también en inglés, porque se van a ver algunos lados, encontrarán fácilmente estas terminologías. En varias partes se usa abreviar la ecuación de estado, como en inglés EOS, Equation of State. E di conseguenza è también un comodo acostumbrarsi a questo tipo di abbreviazioni. Nel caso di gas perfetto, quello che tenemos è che mu e mh, poi lo vedremo bene nei dettagli, perché è un intrattenimento abbastanza forte. E questo, di conseguenza, quello che teniamo è P su Rho è il per T, che è scritto in termini más di meccanica statistica, è nada más che il calore specifico a pressione costante meno il calore specifico ha volume costante per la temperatura. Ovvero, no, gamma meno 1, ovviamente, perché gamma è maggiore che 1. Para CT e questo termine è esattamente la ucica. E questo è uguale a la z tercios u. Di conseguenza, possiamo vedere bene che questo parametro che usiamo a cano è nada más che 3 para gamma meno 1. Semplicemente che gamma chiaramente è una frazione. Teta lo potremmo vedere che ha vari valori. Il de hecho para un gas vamos a reescribir entonces meno teta u uguale questo l'energia totale è 1 meno u o para questo e teta nada más che 3 por gamma meno 1. Gas monoatomico gamma non è da más che
5 tercios. Di conseguenza, la teta è por 3, 5 meno 3, 2. E di acá potremmo avere con gas monoatomico. Perfetto. Che è il classico gas che noi utilizziamo come ideologia. È il. Vamo a tenere che, per esempio, U è uguale a meno un medio l'energia potenziale. Maggiore che zero. Là, ovviamente, l'energia interna tiene che essere positiva, l'energia esterna è negativa, e tengo questo entonces sentito che l'energia interna sia va un medio. Che quiere dire también? Che la l'energia totale è uguale a meno l'energia interna, perché 1 meno 2, o teta, l'inverso è un medio, meno un medio dell'energia gravitazionale. Di conseguenza l'energia totale è negativa. Questo tiene un senso, perché sappiamo che un sistema atato, legato, tiene che tenere un'energia totale negativa, perché sennò può espandirsi all'infinito senza problema. Questo, diciamo, tutto bene hasta che è stato lì, hasta che, diciamo, la pressione superficiale si può considerare molto chica. Se in realtà non si può considerare zero, in realtà teniamo una situazione un poco più complicata, perché va sarebbe questo, dove vabbè hai varie cose che considera il volume, la pressione della superficie, eccetera. Però diciamo, per semplificare, consideriamo che la pressione alla superficie sia tan bassa che non si influye. E di hecho, bastante bien, perché di hecho abbiamo visto la densità alla superficie logra essere molto bassa a livello di vacío. La temperatura è abbastanza limitata in una stella, alrededor de los 10 alla 3, 10 alla 4 Kelvin, di conseguenza non tanto, e quale questione di stato, la pressione di conseguenza può essere considerata ragionevolmente chica. Cosa ne comporta questo? Che è il. Se io qua posso vedere che la. Se io ho. Sendo che la luminosità non è data más che. Meno la variazione temporale dell'energia totale, se in caso tengo una contrazione, entonces la potenziale se pone más negativo, e diciamo il valore assoluto cresce, però il valore numerico diventa sempre más negativo,
Esto, quello che mi dices è che però l'energia total non cresce nella misma maniera, cresce solo della metà. La conseguenza è che in realtà metà dell'energia che ho liberato nella contrazione va energia interna, che calienta di conseguenza il mio gas, e l'altra metà va in luminosità che si libera. E di conseguenza questo è acclara una cosa particolare: quando appunto una stella si contrae, si calienta e metà della sua energia liberata per la contrazione va a incalientarsi e metà è perduta sia fuori in conseguenza in luminosità. Perché come se l'energia totale è solo un medio dell'energia gravitazionale. Quando se si contrae l'energia potenziale diventa massa negativa, non hai una corrispondenza che il sistema mantiene tutta questa energia. Questo guidato è l'opposto di quello che ha un gas normalmente. E si può confondersi. Perché se state pensando, un momento, io tomo un gas, lo comprimo, si calienta, esatto. Ustedes lo comprimono. Acá es diferente. Acá estamos hablando de una estrella aislada. Hay nadie que está haciendo trabajo arriba de ella. El trabajo que ella hace. Si el gas normalmente se toma una olla, o bueno, una olla, le pone dentro acqua molto calda, le pone una tappa di silicona o altra cosa. Se tiene un contenitore tutto di plastica, le pone acqua calda e lo tappa. Se si muove abbastanza per calentare il gas nell'aereo, quello che si nota è che si sta espandendo, che si espande. Para che si contragga, è necessario che si infria. Questo è quello che ha un gas. Un gas si contrae infriandosi. Una stella ha l'opposto. Una stella quando si contrae si calienta. Può apparire un poco controintuitivo, ma in questo aiuta quello che è il famoso modello del pistone, che io considero un modello fisico classico. Considero un gas dentro un pistone, che il pistone tiene un certo peso, di conseguenza causa una certa pressione. Di conseguenza il gas tiene una certa pressione e tiene una certa gravità propria che lo mantiene. Generalmente il modello del pistone, quello che si ha è che l'energia gravitazionale non è da massa, la mamma che porace, perché si considera la gravità costante. È molto chico rispetto alla struttura, pare che varia. E se non vamo a ver, questo tiene esattamente quello che avevo menzionato recién. Tiene un teorema di Virial differente. Tiene un teorema di Virial che se io se comprime da solo, si infria. Para comprimirlo, l'energia interna tiene che diminuire. Però se io cambio e considero che la gravità mi varia con la distanza del centro di massa, entonces, come è una sfera di gas autogravitante, la mia equazione mi cambia e mi si evolve il teorema di Virial come a quello che abbiamo visto ora, dove
hay esto puesto donde hay la característica que el la una contracción me causa una emisión de luminosidad y un calentamiento de la, del gas interno. Da esto viene l'idea esattamente, entonces, quello che è il tempo di scala di Kelvin Helmholtz o capace, o avesse semplicemente il tempo di scala di Kelvin. Alcuno servita de Helmholtz, che è il tempo para che una estrella mantenga su luminosità semplicemente per contrazione, che era, diciamo, un punto di vista al comienzo, un'idea di quello che poteva essere la ragione perché il Sol brillava, che come menzionato al finale è il tempo scala della formazione di un'estrella, perché al comienzo un'estrella la unica fonte di energia è esattamente la contrazione gravitazionale. Quando non tiene un sufficiente reazione nucleare interna, la reazione principale è questa. Questa, diciamo, è un K M quadro R, che è l'energia potenziale. K perché, vabbè, dipende dalla forma della funzione di densità con il gradiente, che generalmente è minore che 1, se io ricordo, ma diciamo è un valore 1 grande di 1, e dipende da come è distribuita, la, se hai una densità costante, se hai una densità che baja come un polinomio che decresce, di tipo esponenziale, mi va un vario valore di K, che non è importante tanto, come sia l'ordine di magnitudo. Questo, más o meno, di conseguenza, potremmo estimarlo come un 2 pieza alla 7, massa in todo lo valores in anni a annus anni latin, che è tecnicamente l'unità come si dovrebbe indicare los años in fisica. Non years, ma annus anni, che è latino. Di conseguenza, quello che si può vedere è che la il Sol 111, e per il Sol sono 20 milioni di anni. Dallo studio geologico sappiamo che la Terra ha tenuto una struttura abbastanza stabile negli ultimi miles de millones de años, el Sol está ya emitiendo de manera estable miles de millones de años, de consecuencia, claramente no puede ser que el tiempo de escala es mucho más chico que el Sol emita por contracción gravitacional. Tiene una pequeña contracción gravitacional y de consecuencia emite energía por esto, pero no es su principal fuente de energía. Ovviamente. Algo che può essere interessante è stimare quanto è la accelerazione in questo tipo. Come si decía, diciamo, questa è sempre in stile free fall da un punto di vista, solo che non è tan rapido, di conseguenza è il tempo che la estrella se contrae hacia el centro, emitiendo energía con la misma siempre luminosidad,
le conseguenze dalla radio uguale u medio accelerazione di Kelvin Helmut col tempo di Kelvin Helmut al quadrato. Quello che potremmo avere è es che questa accelerazione per il Sol è más o meno dell'ordine 5 per 10 alla meno 19 centimetro alla meno 2. E come si diceva, la gravità solare è 10 alla 4 in superficie, un 10 alla 5 más nella parte come a metà centimetri alla meno 2. Di conseguenza, si può notare che è l'accelerazione quando una stella si contrae, se il Sole si contrae, perché viene gravitazionalmente per emettere energia, tiene un'accelerazione estremamente minor della propria. Milioni e milioni más chica. Questo siendo che la contrazione avviene in equilibrio statico, tiene sentito perché abbiamo visto che la una desviazione dell'equilibrio statico me iba a causar una reazione abbastanza rapida. E invece, in questo caso, hai sì una contrazione gravitazionale, però in scala, diciamo, corta, dal punto di vista di una stella. Vedremo después che il tempo per la reazione nucleare per il Sol è unos miles veces más grande. Però, diciamo, è lenta, di conseguenza, e la... l'accelerazione che tiene la contrazione è abbastanza massiccia da giustificare che se logre a mantenere un equilibrio statico costantemente. Ok. L'accelerazione era la A? Mm? La A era l'accelerazione di... L'accelerazione nel caso di una contrazione para nel tempo scala di Kelvin Helmholtz. Cioè, io tengo una stella, tipo Sol, per esempio. Usiamo sempre Sol perché è la stella más cerca, poi tiene caratteristiche medie. Se il Sol si contrae semplicemente per... non tiene reazione nucleare, entonces l'unica sua fonte di energia è... contrazione gravitazionale. Se mantiene gravitazionalmente, la luminosità è mantenuta semplicemente dalla contrazione gravitazionale. In questo caso, data la luminosità attuale, ecco qua, olvidavo di poner la L, ovviamente, perché è l'energia dividito l'energia per secondo emitita, logra a mantenere questa luminosità semplicemente per contrazione gravitazionale per un tempo di scala di Kelvin Helmholtz. A questo punto, quiere dire che in un tempo di Kelvin Helmholtz, il Sol si contrae più o meno di una, pari al suo raggio. Entonces, quello che possiamo calcolare è ver quanto è l'accelerazione che necessita per mantenere, per fare questo. Supponiamo che siamo accelerati perché vabbè, non sarà una contrazione costante, perché más che se contrae il raggio diminuisce, di conseguenza hai un valore differente. Supponendo una contrazione accelerata, possiamo calcolare e vedere, ok, perché abbiamo visto che una variazione dell'equilibrio statico non comporta una certa variazione abbastanza rapida. Entonces, se mantiene in questo caso un equilibrio statico, sì, perché effettivamente la contrazione è molto lenta, la accelerazione che necessitaria è estremamente chica. Da un punto di vista, si può considerare qua casi che in realtà ha una contrazione
costante, perché se vanno a avere un tempo di Helmholtz è 10 alla 7, questo è 10 alla meno 19, la da antes a después l'aumento di velocità è di un milionesimo di milionesimo di centimetro per secondo. Praticamente non ha, ha una contrazione puramente costante, a velocità costante. E questo, diciamo, costifica anche poter stimare che questa contrazione passa in, in una condizione di equilibrio idrostatico, perché effettivamente è molto lenta, non tiene un collasso, non è rapido, non, ha, non, non causa un cambio rapido della dinamica interna, della dinamica, come se muove una posizione dello strato, molto lento, e di conseguenza ha un, tiene sentito poter stimare che in tempo di scala di Kennedy-Helmholtz mantengo il, l'equilibrio idrostatico. E anche che la velocità sia estremamente alta, no? Esattamente poco la velocità del, del Sole. Comparazione ad altra stella, ovviamente sì, però diciamo, abbiamo visto, sono pièce alla 33 erg, che no, è poco. Ora, parlando della tarea, ¿qué tiene usted? Tiene sus lindas ecuaciones, ecuación de estado, che se hace la pressione possiamo stimarla más o meno come quella media, di conseguenza il famoso más o meno 1.4 grammos per centimetro cubico. Questo, diciamo, è la mu, come vedremo, è la massa media, massa molar, massa molecolar. Tecnicamente, tutte queste definizioni non sono molto corrette, a parte massa media, non sono molto molecolare e molar, si acerca, però non è molto corretta. Per ora la possiamo semplicemente considerare che mu sia 1, perché siamo gas. No, metà è un medio, perché hai due particole ionizzate, di conseguenza questo sarebbe la massa di una particola in, in media. MH è la, ma, la massa di un atomo di idrogeno, cioè in senso di un protone. In realtà, come spiegherò un po' più adelante, è la massa di un atomo di carbonio 12 diviso 12. Era la vecchia definizione, ora è. Però diciamo che la massa, definizione di massa corretta è un grammo diviso il numero di Avogadro. Ma quello che si chiama anche unità atomica. Potete tomare la massa di un protone, buscare qual è la massa dell'unità atomica, sono più o meno tutto uguali, non è che importa, è una stima. Il mu, in questo caso, essendo che teniamo due particole, perché un idrogeno si libera e un protone e un elettron, l'elettron pesa praticamente nada, è un 2/1000 del, del protone, di conseguenza non tiene massa, in compenso, però tiene
è una particola, di conseguenza la massa dello DOS e un MH sono DOS, quindi un medio, al quale potete poner 0,5. KB, vabbè, lo si incontra in Wikipedia, avrà un numero esatto. La Rho abbiamo visto che è 1, e questo DH simplemente è un gradiente, lo approssimate come quanto varia in totale, la densità la saben, más o meno, potremmo utilizzare la densità generale o semplicemente ponerlo come questo, e sì, tenete una formula in base alla massa e al radio, poi cambia con la costante, per il valore esatto, e potete calcolarlo. Otra maniera è tenendo severa la pressione centrale e la temperatura centrale. Otra maniera è non questa, ma la da questa e integrare. In dem, che passa? Io so che R è minor del radio, per definizione, perché mi interessa solo dove sta il mio dominio. Di conseguenza, 1 sopra R è maggior che 1 sopra R. E da questa formula, similmente, di conseguenza, può ottenere un limite inferiore per la pressione centrale. Quello che tiene per tarea è appunto calcolarsi quanto sono le pressioni centrali nel Sol, más o meno, e la temperatura centrale nel Sol. Poi le voglio scrivere bien los detalles. Questo per il lunes. Mejor che io ve lo explique, usted lo ven, e così comprende también perché tanta formulas. Nos tiene un'utilità pratica perché potremmo ver e ottenere, ad esempio, comprendere che nel centro del Sol tiene certa pressione, certa temperatura, però questo, diciamo, lo potremmo applicare anche a altra cosa, perché la Terra, Júpiter, sono in equilibrio idrostatico e vale lo stesso. Potremmo usare questo valore, ponerlo dentro, ovviamente non generalmente, se calcolando se la formula generale per la pressione e temperatura costante, solamente si hace in tutta relazione in massa su massa solare, raio su raio solare e assai adelante, in questo caso si usano altre referenze, e se uno può calcolarsi e vedere quali sono le pressioni che hai all'interno dello vario, un'estima di quello che dovrebbe essere nello vario sistema, che è una delle ragioni perché se pensa che anche per altra, che all'interno del Jupiter, che tiene una forte quantità di idrogeno, hai la pressione sufficiente per ottenere il famoso idrogeno metallico, che vedremo. Ne menzionerei che è un caso di materia degenerata. Preguntas? Questa è anche la ragione perché prefiero presenziale. È più facile che hagan preguntas o mirare la cara e comprendere se hanno comprendito o no. Yo no. Ok, nos vemos el lunes entonces. Ya, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Cerramos.